Ambiente, tenue e pescatori, cosa hanno in comune? Tanto, sostanzialmente il mare, è la prima cosa che abbiamo in comune tutti quanti. Poi la salvaguardia del mare e anche la salvaguardia delle tenue. Con Piero sinceramente lo sa benissimo anche lui che noi da circa un anno questa parte qua stiamo facendo la raccolta delle reti dismesse. Nel mercato ittico siamo riusciti a mettere due scalabili, dove che tutta la marineria, l'80% della marineria porta tutti quanti le reti dismesse, non vengono più rigettati in mare come prima, quindi meglio di così salviamo noi l'ambiente, salviamo noi il mare e salviamo le tenue. Questo secondo me è una cosa veramente eccezionale che stanno facendo i pescatori. Rolling up, Uber black Cadillac, high heel boots and a sexy body full of tats. Baby's bad, oh baby's hella bad. After her there ain't no coming back, wanna take a run at that. I think she's feeling me, turn it up a few degrees. My imagination of her body gets the best of me. Oh god, she's such a tease, bitten lips, bruised knees. I'm addicted to her, need her touching me. Cause she got a bad little waist and we tearing down this place. Off the liquor that we chase, got some egos to the face. Baby, I don't need no space, coming closer for a taste. And I'll show you how I make it. Everything just fade away cause she's like sex, drugs, cocaine, body so insane. Jealous of the clothing that she wears up on a tight frame. All game, no shame, baby came here to play. I feel like an addict cause she's sex, drugs, cocaine. Got a fine little body and her mind's kinda naughty. They say that once you taste it, you cannot replace it. She could get you high, all the dopamine inside triggers fast once she's naked. Her body's a creation. They say the devil made her for his entertainment, but even he couldn't learn how to contain it. Her high heels make a damn good statement. There is no replacement, a body by Satan. Che sono sempre stati quelli che hanno sempre detto che stanno rovinando il mare, invece vedo che adesso ultimamente si sta ripensando questa cosa qua e stanno dicendo che veramente i pescatori sono quelli che stanno veramente dando un aiuto a tutto l'ambiente marino, a salvare il mare e anche l'ecosistema della pesca, di quello che potrebbe essere. Anche perché il mare è la vostra risorsa, per esatto. Cui sarebbe stupido non proteggerlo. Ci facciamo del male da soli. Appunto. Se io prendo una qualcosa là dismesso che viene buttato in mare, se ne tiro su, dopo il giorno dopo vado a pescare quella, e la riprenderò sempre, quindi mi conviene anche a me riportarla a terra. E i quindi pescatori hanno anche qualcosa in cambio di questa raccolta? Sì, siamo riusciti. Qualcosa di simbolico, sì, diciamo. Sì, esatto, una cosa simbolica, però è giusto dare un piccolo riconoscimento a chi fa qualcosa. È una cosa che ci si sente di farlo perché si salva il mare, come ho detto prima. Poi simbolicamente diamo un piccolo contributo a chi porta qualcosa. Ricordiamo che nell'ultimo anno avete raccolto quante tonnellate? Un anno solare 100.000 kg di reti dismesse. E ti sembra poco? Si potrebbe fare tanto di più, infatti quest'anno qua sinceramente avremo, non dico il doppio, ma una volta e mezzo quello che siamo riusciti a raccogliere l'altro anno, perché siamo partiti un po' in ritardo, le barche ora che si sono messe tutti quanti in moto a portare, chi sapeva, chi non sapeva, abbiamo fatto. Vi siete organizzati? Sì, siamo esatto, e quest'anno qua siamo arrivati a quasi l'80% della marineria che sta portando tutte le reti dismesse al centro di raccolta e mercato ittico. Perfetto, continuate così allora. Ma sicuramente, benissimo.